la sigla. Però dei Coba. Come c'è sciopero dei Coba? E non mandano la sigla. No, c'è sciopero. Va bene. Signore e signori, signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti al gioco delle coppie. Delle coppie. Al gioco delle coppie. E dunque, cominciamo subito la puntata, bando le ciance e iniziamo subito. Ma ci dici tutto, scusa di questo. Presentiamo i nostri concorrenti. Bene, chiamiamo subito Miriam da Busto Arsizio. Bene. Dunque, Miriam, lei viene da Busto Arsizio, sì. Giusto? E che cosa fa nella vita? Studentessa. Studentessa in che cosa? Di vita di moda. Ah, benissimo. Celle naturalmente, giusto? Sì. Ah, benissimo. Dopo magari continuiamo dopo il discorso. Prego, si può accomodare. E passiamo adesso alla presentazione di Anna da Santeramo. C'è sciopero. Sì, lo so che c'è sciopero, comunque. Da dove viene da Santeramo, okay. Giusto? Sì. Che mestiere fa? Studentessa. Tutte studentesse sono qua, va bene. Celebre naturalmente, giusto? Ovvio. Va bene. Si può accomodare. Dove c'è accomoda? Si accomoda qui. Benissimo, prego. Adesso presentiamo la terza ed ultima concorrente. Ma no, neanche io. Domenichella da Domenichella da Pace e Fuor. Ecco qui Domenichella. Scusi, Pedolino, come signor Petrosino? Da Domenichella dalla Guardiola. Ah, dalla Guardiola. Dalla Guardiola. Ma lei che mestiere fa nella vita? Innanzitutto le ragazze, le mie amiche del mio paese mi hanno detto dammi un bacio a Cetrosino. No, per favore, lascio bene, magari dopo, alla fine. Allora, mi lascio stare per tutta la puntata, comunque approfittate per portare un po' dei prodotti nostri locali, un po' di sì. provoloni. Sì. Mi scamotterò. 5 ore un po' di... Va bene. Lei non è sposata, dove lei è celibe, giusto? Sì, spero di diventare celibe in questo programma. No, non ho detto celibe, ho detto celibe. Celibe, cioè non è sposata. Lei è sposata? No. E ci credo, cioè, volevo dire... Io sono venuto qua, il gioco delle cocchie, delle cocchie, per trovare il mio... quello che... Il pene. Sì. Invece la nostra crema che non funziona bene, allora sono arrivato qua a Roma e ho fatto il meglio che potevo. Ho capito, comunque si può accomodare, prego. E adesso presentiamo il nostro concorrente, il signor Ermenegildo da Verona. Buonasera, amico, o mangiamo? Vengo da Verona, ce non si sente, Infatti ho notato un accento... No, so proprio di Verona, Ho notato. Sì. E faccio la stessa domanda che ho fatto prima alle ragazze, che lei naturalmente in questo momento non vede, che le vedrà dopo. No, ma io non vedo proprio, non vedo proprio. Chi è lei? Io sono Marco Petrosin. Inglese? No, sono italiano. Italisce? Italisce. Beh, dimmi qua, che non fare? Dove sta la sede? La sede sta qui, magari La sede sta qui, la compagna. La compagna? Dove sta la compagna? La compagna. Dove sta la compagna? No, la sede. Ah, ma la sede, dove sta la sede? Sta qui. Dov'è? La accompagno. Ecco qua. Ecco, perfetto. Dov'è? Bene. Qui. A porta. Com'è? No, dall'altra parte. Dall'altra parte, così. Sì. Bene. A porta. Però si deve girare. Buonasera a tutti, pubblico italiano. Però devi aprire gli occhi. Ecco un po' più a destra. Qua è chiusa? Sì, va bene, deve guardare. Guarda, deve guardare avanti. Guarda.
Guarda, guarda. Ecco bene in televisione. Sì, bene, sì. Bene, bene. Possiamo incominciare. Incominciamo. Allora. Allora. Passiamo subito alla prima stanza. La prima domanda. Prima domanda, poi la... Per favore, si calma. La prima volta vengo in questo schifo. Dunque, facciamo la prima domanda alle ragazze. Dunque, cominciamo da Anna. Benissimo. Se un giorno scoprisse che suo marito la tradisce, che cosa farebbe? Come minimo l'ammazzo. Ma no. Non sopporto che mi tradisce. Ho sentito tutto! Sì. Siciliano! Miriam? Io non ammazzerei, ma sicuramente farei lo stesso. Cioè? Gli ripeto il giorno. Ah! Adesso passiamo a Domenichella, Sì? Le rifaccio una domanda. Quale domanda? Come quale domanda? Lei deve stare attenta, Qua la puntata costa un sacco di milioni, non possiamo perdere tanto tempo. Mi raccomando. Le rifaccio di nuovo la domanda. Dunque, se un giorno lei scoprisse che suo marito, quando un giorno lei si sposerà naturalmente, se si sposa, se scoprisse che suo marito la tradisce, no? Che cosa farebbe? Sì. Cosa farebbe? Sì. Sì cosa? Io c'ho le mucche che... Le mucche in campagna che... Ma che c'erano le mucche? Le mucche hanno le cose, no? Ah, ho capito, lei farebbe come le mucche farebbe. Che fanno le mucche? Fanno le mucche, Ma proprio ignorando questo qua, chi è questo? Ma là cosa c'è, un mucchinone? No, è il concorrente che deve scegliere. Quindi se lei non dà la risposta, il nostro Ermenegildo non può scegliere. Esatto, è un po' scemo, è giusto. No, è un po' scemo, vabbè, se è scemo non lo so. È scemo lei? Beh, abbiamo scoperto che il conduttore è scemo. Mungo più mucche al giorno. Capito. Dunque, Domenichella ha detto che mungerebbe più mucche al giorno. Dunque. Sì. Bene, bene. C'è un po' di musica di sottofondo. È sciopero. È sempre sciopero. C'è sciopero. È sciopero. Dunque, che cosa sceglie? Anna... La numero uno, la busta? No, che busta? Siamo per qualcosa qua, ma adesso io... Lei che sceglie? Stia a sentire. Senta. Mi sta facendo esaurire. Lei sceglie Anna, Miriam oppure Domenichella? E chi è Domenichella? Quella che ha dato la terza risposta. Quella che ha detto che mungere con le mucche. Sì. E prendo le mucche io. Sceglie Domenichella. Giusto. Quindi sceglie Domenichella. Ma la genuina è bene. Benissimo. Per Domenichella la prima domanda supplementare. Io faccio una domanda supplementare? Sì. Entro nel tempo supplementare io? No, la domanda supplementare, non è tempo supplementare. La domanda supplementare? Sì, vai. Ma dove state ragazzi? Non lo vedo. Non la vede, perché la vedrà dopo, se eventualmente lei la sceglierà. Ho capito. Bene, sì. Se lei andasse al bagno, sì, questa è la domanda supplementare, prego. Se lei andasse al bagno, e dopo aver fatto i suoi bisognini, non trovasse la carta igienica, cosa fa? Come cos'è la carta igienica? Scusi, lei non è mai andata al bagno? Sì, al bagno ogni tanto, così vado a fare il bagno. Vabbè, come te la schifezza? Al mare andare, No, comunque, diceva la carta igienica. Ascolta. Siccome mi hai aperto la campagna, no? Sì, le foglie. Le foglie. Cosa le foglie? Mi prendo le foglie. Ah, lei non c'ha la carta igienica e usa le foglie. Sì. Vabbè, è soddisfatto della domanda, della risposta? Cosa è? Volevo ripetere pure la risposta. Appunto, dico, ma è buona la risposta. Cioè, le foglie, che foglie?
moglie degli altri, le moglie... Ah, le moglie. Bene, bene, andiamo avanti, è buone. Possiamo passare alla seconda. Passiamo alla seconda. Dunque, cominciamo adesso da Miriam, cominciamo. Dunque, se il tuo ragazzo una sera vuole andare al cinema e tu non accettassi, che cosa faresti? Beh, non lo so, ma sicuramente se non vuole accettare, no e basta, non mi convincerebbe. Domenichella? Eh? È sempre arrivo di pepe, quale? Però, sempre. Solo devi stare attento, se no fui. Dunque, se il suo ragazzo, se lui un giorno avrà un ragazzo, naturalmente, vuole andare al cinema una sera, no? E tu non accettassi, no? Che cosa faresti? Andare con elle a mungere le mucche, andare a mangiare i porcellini. E tu che cosa faresti? Lei che lo lascio. Lo lasci che? Lo lasci andare? Sì. Ah. Io torno a casa. Sì? Sì, certo. Va bene. Signore Menegildo? Signore Menegildo? Ah? Oh! Lavorando devo andare, Senta. Io lei sei. Stiamo facendo il programma. Devi stare attento. Che programma? Ma dove mi trovo, Questo mio d'angelo, Che si è fregato letto qua, Si sieda. Come si siede? Oh, andando a lavorare io. Si sieda. Ma che è, Ma chi sei, Hanno dato la risposta alla domanda che ho fatto. Sentito la domanda che ho fatto? Sì. Oh, benissimo. Perché non sogni. E a seconda delle risposte che le signorine hanno dato. Le signorine? Chi sceglie? La due. Come la due? La due, la seconda. Ah, Domenichella. Domenichella. Benissimo. Gli rifai un'altra domanda supplementare. Un'altra domanda in tempo supplementare, Allora, vediamo un po'. Ecco, una domanda fresca qui. Dov'è che devo guardare io? Qua. Allora, se lei è stata invitata a un pranzo tra amici, e a un certo momento la venisse a scappare con la sedice, non scurreggia, ecco, non scurreggia, in italiano scurreggia, non pepeticchio, ecco. Che cosa farebbe lei, ecco? Lo farebbe o non lo farebbe, Domenichella, cosa fa? Lo fa o non lo fa? La nonna dice che quando viene lei ti scorreggia. Scorreggio, sì. Mi scorreggio! Bisogna farlo perché è tutta salute. Ah, ho capito, bene. Bene, bella la risposta, dai! Mi è piaciuta la risposta. Mi è piaciuta, ma dov'è? Qua! Oh! Ciao! Fermo! Dove sta? Fermo! Petrosino! Sto qua! Sì. Ah, ciao Petrosino! Fermo! Ciao! Posso fare la terza domanda? Terza domanda! Passiamo alla terza domanda. La facciamo a Domenichella. Dunque, Domenichella, ti piacciono le telenovelas? Le telenovelas? Ah, i fiori quelli belli, con la foto, i fiori. No, i fiori, ma che c'entrano i fiori? Ho detto le telenovelas, quello là. Che ho? Buonasera! Posso continuare? Prego, ecco, ho disturbato! Stavo facendo la domanda. La domanda supplementare? È la terza domanda, dopo viene la domanda supplementare. Ah, dopo! Lei si sta immedesimando troppo. Stia calmo! Posso? No, posso fare la domanda? Può fare... Prego! Grazie! Prego il signore, prego, va bene! Dunque, Michela, ha capito la domanda? No! È un po' tutto di comprendere, insomma. Domenichella. Bene. Guarda, le faccio una domanda. Le piacciono le telenovelas? I telefilm, che so, come li vuoi chiamare? Luis Antonio, Marianne, che ne so io? Ma che ti piace? Bravo! Mi piace.
Ah, sì, il libro le piace, ma si emoziona a vederlo, giusto? Si emoziona. E va bene, lo devo fare. Anna? Sì, certo, mi piacciono. Le piacciono le telenovelle? Sì. Quale le piacciono? Dipende. Per esempio, lei che telenovella? Anche Ricchi Piango. Anche Ricchi Piango? Sì. Si fa ancora anche Ricchi Piango? No. Ah, è finito? Sì. No, è Ricchi Piango, la telenovella, no, lei non deve piangere, lei deve stare allegra, deve stare, è in vantaggio. D'accordo, bene, così, bravo. E lei Miriam? Sì, devo ripetermi, ma mi piacciono. Piacciono le telenovelle? Sì. Quale telenovela se piacciono? Yolanda. Yolanda, quella dietro... No. Ah, no, Yolanda! Dunque, ha sentito le risposte, sì? Signor Benigildo? Chi è? Ha sentito le risposte? Sì, risposte, non ci sono per nessuno, io. No, sono programma, è inutile che lo veniamo qua e non rispondo. Deve scegliere tra loro tre la risposta. Ah, sempre, sempre quelle di prima? Sì. Allora, a me mi hanno dato questo all'entrata. Dice che dovevo parlare, questo dice che si chiama microfono. Sì, sì. E io me lo sono messo, non sapevo dove metto, l'ho messo qua, Lo tengo in mano, non fa niente. Lo tengo in mano? Sì. Bene. Quindi. Allora. Sì. Scelgo. Come si chiamava quello di prima? Quella che ha scelto anche prima. Dillo, Domenichella. La scena di prima? No, la scena di prima. Come la scena di prima? Ha detto la scena di prima. Come la scena? La stessa di prima, no? Ah, la stella, sì, la stella di prima. La stella com'era, no. Quella lì. Domenichella. Sì, no. Sì. Di nuovo, Domenichella. Domenichella, battene a cuore, nana nanina nella bocca. La ricordo, sta canzone, quando ero piccirino. Sì, dove la capitava? A facendo le giane. Ho capito, sì, va bene. Sì. Allora. Quindi faccio di nuovo per Domenichella, mi dispiace per le altre due concorrenti, ma purtroppo... Ma che c'è stato l'altro tuo concorrente? Non lo sapevo, ma detto che c'è stato uno. Quando... Dopo. Dopo. Dunque, stavo dicendo. E faccio la terza domanda supplementare a Domenichella. E non mi hanno detto la terza domanda, qual è? Come lo parlo detto la terza domanda? No, dice, mi date volte domande. No, la deve fare lei, la deve fare. Ah, la devo fare io? Sì. Allora, vediamo un po'. Bene, è sposata la signora? No, ha detto che è celibe. È celibe? Non è sposata. Sì. Bene, ammettiamo che un giorno si sposasse. Sì. Bene, e la prima notte di matrimonio, lei scoprisse che al marito gli puzzano i piedi, cosa farebbe? Dove in piedi? Non è difficile rispondere. Aprirei un'industria di formaggio. Come formaggio? Sì. Come aprirei un'industria di formaggio? Sì, perché mio nonno lo fa già con le scarpe. Ah, fa il formaggio. Ha sentito la risposta? Bene, a me non sta il formaggio. No, che formaggio? Ha detto che fare... Ah, siamo arrivati alla pausa. No, che pausa? Si mangia il formaggio. È buono, Niente pausa, niente pausa. Per favore. Ha dato la risposta, ha detto... Ah, bene, dove sta? Come? La risposta, bene. Ma dai, l'ha detta a voce. Ah, l'ha detta a voi. Ah, ma adesso va bene. Dunque, penso che non ci dovrebbero essere dubbi per la scelta della concorrente. Comunque, siamo un po' di sottofondo, regia? C'è un po' di sottofondo? C'è sciopero. Ma chi è questa regia? Io non la conosco, questa regia. Lo faccio io sottofondo, va bene. Do 10 secondi di tempo, lei deve scegliere. Ma penso che non ci dovrebbero essere dubbi, comunque. E deve scegliere fra Anna, Miriam e Domenichella. Dunque? Domenichella, forza d'amore! Scegliere Domenichella. Sì, questa canzone mi piace. Facciamo un applauso a Domenichella. Un applauso! Bene, dov'è Domenichella? Domenichella! Aspetta, si siede, adesso viene. Dov'è? Dunque, chiamiamo subito. Dobbiamo chiamare le altre due concorrenti, sì. Così... Beh, devo conoscere qua. Stia calmo. Gli occhiali? Venga qui. Venga qui a fianco a me. Sì? Venga. Calmo. Gli occhiali? Ah, bella ragazza, questa è! No, proprio no, bella, no. Mi piace! No, aspetta, no. Io sono il presentatore. Ah, lei è Petrosino. La ragazza, adesso viene. Dunque, adesso chiamiamo i nomi. Anna da Santeramo, la presentiamo. Bene, dov'è? Facciamo un applauso. Piacere. Facciamo un applauso. Ah, qui. Facciamo un applauso. Ciao. Buonasera. Non è questo. Adesso invece chiamiamo Miriam da Busto Arsizio. Miriam, da Busto Arsizio.
no, io, no, io, questa, bella signorina. Bene, a questa, a posto, ciao, bella, no, bella, questa, raga, questa. Come, questa, dove questa, la cena, butta il pizzo, dov'è? Per favore, un attimo, stia calmo. Sto calmo, che? Domenichella, si può alzare, per favore, si può alzare. Si può alzare? Ecco, dunque, un attimo. Emmenegildo, come te la immagineresti tu? Domenichella. Come la mangerei? No, come te la mangerei? Un piatto di spaghetti fatto un po' con il sale, petrosino, con petrosino sopra, Mi siete andate a rimanere così tu? Io voglio sapere come se la immagina, come se la immagina. Ah, come me la vedo? La povera non mi vede ancora niente. Lo so, la deve vedere dopo, più o meno nella sua immaginazione, nel suo pensiero. Allora, io me la... addio. Aspetta, scusa. Ma immaginerei? Sì. Addio. Due volte. Oh, ce ne vai, addio. È meraviglioso, c'è un po' da freddone. Lo devi fare. Non lo so, Petrosino, succede, nella migliore famiglia. Però vale che qua si deve registrare, questi pezzi vengono tagliati, pezzi vengono tagliati, quindi non ci Quali pezzi le taglio? Ehi, addio. Senta. No, in diretta. Come regia in diretta? Sì, perché c'è sciopero. C'è sciopero, hai capito? Perché c'è sciopero, lo facevi in diretta. Vabbè, comunque, per favore, mi vuol dire per favore come immagina allora, signorina Domenica? Io me lo immagino alta. Alta. Sì. Con una bella capigliatura bionda, lunga e bionda. Beh, insomma. Gli occhi devono essere piccolini. Devono essere piccolini. Piccolini così? Sì, piccolini. E ci sono. Che sono quelli? Vabbè, comunque. Ma che fine, imparare agli occhi? Piccolini devono essere celeste, massimo un celestino chiaro, verdino verdone, dipende dalle circostanze. Benissimo. Bene. Le va bene così. Le va bene così, va bene. La descrizione più o meno. E siamo? E lei Domenichella? Bene, dov'è Domenichella? Aspetta un attimo. Domenichella! Sì. Domenichella, come se lo immagina lei, Ermenegildo? Bello. Come bello, e basta. Questo immagine alto, biondo, bruno, che so. Alto. Bello, alto. E che so, il colore dei capelli? Viola. Come viola? Come viola? Viola il colore. Ah, come il rossetto che ha messo lei, è giusto. Le piace il colore viola? Benissimo. E togliamo il sipario, facciamo conoscere. Domenichella a Ermenegildo. Bene, facciamo un applauso. Bella, molto bella. È proprio bella, Salve Petrosino. È proprio bella lei, Aspetta un attimo, forse non ci siamo capiti. È lei Domenichella. Aperto gli occhi. Regia, aiuto. Ma che succede? Vuole con prima. Aspetta. Dobbiamo fare ancora la prova. Viste le circostanze, resta con te. Come resta con me? Sì. Regia, per favore. Ah, che bello!